Le straordinarie scoperte di inizio Novecento qui a Belmonte Piceno hanno rappresentato la via delle ricerche e della definizione culturale della civiltà picena, testimonianza di un passato ricco di arte e prestigio. Proprio qui, infatti, tra il 1909 e il 1911 venne alla luce una grande necropoli di epoca arcaica e il grande protagonista di questi scavi, l'allora soprintendente Innocenzo Dall'Osso, espose i peculiari reperti rinvenuti nel Museo Archeologico Nazionale delle Marche ad Ancona. Purtroppo le successive vicende che hanno interessato questi corredi, come una nuova numerazione in occasione del trasferimento del museo nel 1927 in locali più grandi e poi i bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale, hanno creato parecchie lacune e malintesi nella documentazione. Nel 2016 è nato un progetto di ricerca italo-tedesco finanziato dalla DFG e condotto dal dottor Joachim Weidig dell'Università di Friburgo, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia delle Arti e Paesaggio delle Marche e il Polo Museale delle Marche. E nell'ambito di questo progetto di ricerca si è avviata un'intensa attività di indagine archivistica con lo scopo di ricostruire e ricontestualizzare i corredi di questa importante necropoli che è fondamentale per lo studio della civiltà picena. Ed è stato una sorta di viaggio che ha fatto tappa in numerosi archivi e soprintendenze d'Italia, dove abbiamo recuperato, integrato diversi tipi di documentazione. Ci sono le foto di scavo che ritraggono le sepolture al momento della scoperta, le foto delle vetrine del Museo di Dall'Osso ad Ancona, i diari di scavo recuperati solo recentemente, le mappe catastali indispensabili per individuare le aree indagate. Grazie poi al recupero di gran parte della documentazione della corrispondenza ufficiale, con i numerosi resoconti inviati da Dall'Osso, abbiamo potuto far uso anche di descrizioni, spesso anche molto dettagliate, dei vari rinvenimenti. Si sono rivelati interessanti anche i carteggi privati con gli studiosi dell'epoca, con cui Dall'Osso condivideva le sue scoperte. A queste numerose fonti di informazioni si aggiungono poi le lunghe interviste rilasciate da Dall'Osso stesso a quotidiani, giornali e riviste. Infatti la scoperta della necropoli suscitò l'interesse e l'attenzione non solo della comunità scientifica dell'epoca, ma dell'intera opinione pubblica. E una volta raccolta tutta questa documentazione, i dati e le informazioni sono stati inseriti in un grande database creato appositamente per questo progetto e li abbiamo messi insieme proprio come pezzi di un grande puzzle. Le foto storiche sono state scansionate ad alta risoluzione, così da cogliere importanti e nuovi dettagli. Le lettere, gli inventari, i documenti sono stati tutti trascritti in formato digitale e questo ha reso possibile incrociare e comparare tutti gli elementi in modo molto più semplice, ma soprattutto in modo molto più efficace. E quindi siamo riusciti a porre fine, finalmente, alla grande confusione generata dalle varie numerazioni delle tombe, e oggi possiamo dire che riusciamo a conoscere completamente tutte le tombe indagate da Dall'Osso. E difatti l'obiettivo finale, lo scopo finale di questo progetto, di questa ricostruzione molto complessa, è la pubblicazione scientifica di tutti i contesti tombali della storia delle ricerche, ma anche la rivalutazione della figura di Innocenzo Dall'Osso e dell'estrema cura con cui eseguì scavi ed esposizioni museali oltre un secolo fa.